Un saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio. Antonio Leonardi, buongiorno. Sì, ci sentiamo, sì, Antonio. Certo, ci sentiamo. Oggi ci sentiamo forte e chiaro, ben trovati a Speranza Sport. Grazie, caro. Perché, insomma, ne abbiamo da dire, perché, insomma, dopo questa ennesima imbarazzante figura rimediata dal Pescara, insomma, uno si aspettava, no, un cambio di allenatore abbastanza immediato, invece siamo ancora lì ad attendere notizie che poi nell'aria, vero? Ah sì, probabilmente dipende pure dall'allenatore che è stato scelto, che mette delle condizioni. So che lui firma solo per 4 mesi perché in Cina non vuole allenare, però adesso sta allenando in Cina. La cosa, secondo me, parliamo di Zeman, appunto. Certamente. La cosa normale per me sarebbe stato che Zeman firmasse un contratto anche per la prossima stagione, a prescindere dal risultato di quest'anno, che oramai è compromesso. Perché, voglio dire, questo cambio in corsa con Zeman per me non è una cosa fa quasi ridere, nel senso che un allenatore come Zeman ha bisogno di lavorare con la squadra, lavorare. Noi abbiamo visto il miracolo. Sì, l'abbiamo detto spesso anche da questi microfoni, effettivamente. Ma certo, sì. Cioè quella squadra che ha dominato la Serie B, che ha addirittura entusiasmato anche platee estere di un certo livello, era frutto di un lavoro eccezionale fatto dal Boemo nel corso da giugno in poi. Basta citare il fatto che, ti devo dire, quell'anno c'era Sansovini che nella sua carriera ha sempre giocato a prima punta da solo, e lui appena arrivato l'ha messo alla destra con lo scetticismo di Sansovini, un amichevole con l'angolana, e poi è chiaro che lui è un maestro, veramente un maestro, al medio professore di calcio, del suo calcio, sì. Sansovini ha capito i movimenti, ha fatto 16 gol quell'anno dalla destra, voglio dire. Tieni pure conto che quell'anno il Pescara andò in A, ha schierato 17 giocatori, tra i quali c'erano Togni, Petterini, Gessa, Cosoddico, tutti con prima, per cui la squadra era più o meno sempre la stessa, 13-14 giocatori, adesso ne sono 27-28, e in più deve scoprire, li deve preparare. Per me è una fesseria, comunque, vabbè, speriamo nel calcio, mai dire mai, può darsi pure che mi sbaglio. Fatto sta anche, è anche da ricordare, che insomma lui, quando ha preso la squadra in corsa, ha rimediato solo disastri. Gli è successo con la Stella Rossa, gli è successo con Napoli, quell'anno a Napoli affondò pure Galeone, perché si susseguirono 4-5 allenatori, tra cui Galeone e Zeman. Ha fatto male a Brescia, lo prese per conquistare i playoff la promozione diretta, non arrivò nemmeno ai playoff in quella breve parentesi che ha fatto. Sì, perché Zeman è un filosofo del calcio, sì, voglio dire così. Anche l'ultimo ritorno a Pescara, se ti ricordi, è arrivato dopo 2 giorni un allenamento, 5-0 col Genoa, e la gente è impazzita, però dopodiché è stato un disastro. Perché inutile, cioè, ci giriamo intorno, però mi sembra una scelta giusto per accontentare la piazza, non lo so, perché sia la piazza mi piace. Però dicevamo anche a microfoni spenti, decide dell'Icari. Sì, beh, ma questo con il presidente della panchina a fianco. Esattamente, lui domenica ha visto la partita accanto alla panchina di Colombo. Però decide dell'Icari. Vabbè, un modo di dire, diciamo, dai, alla fine. No, la cosa invece che va sottolineata è che Colombo praticamente si è dimesso. Non succede nel calcio, non succede mai, per cui credo che sia stata anche una gran bella persona, al di là della sfortuna che ha avuto negli ultimi 3 mesi, sicuramente ci ha messo di suo perché la squadra è svanita completamente, però dal punto di vista della persona, dell'atteggiamento, credo che sia stato veramente un signore, insomma. Sì, anche come, una anche, nota di chiarezza l'ha messa lui. Anche come questa uscita. Che nel calcio non succede, insomma, si prendono fino all'ultimo soldo, perché prima di andare via, anzi, si piazzano per magari anche per un paio d'anni, insomma. Vabbè, comunque vediamo che succede, dai. Oggi credo che ci sarà l'arrivo di Zeman, credo che non ci siano colpi di scena, insomma, però
però quindi domani ci sarà, credo, per l'inizio del lavoro, se non addirittura oggi pomeriggio. Eh sì, speriamo bene, perché insomma l'impressione che ho avuto io è che, fermo restando tutto quello che tu hai detto, siamo d'accordissimo, è questa. Zeman, abbiamo sempre detto che è un allenatore che sceglie la squadra, la modella in base alle sue idee. Forse se lui ha scelto in questo caso il Pescara, non può essere che magari vede nella rosa del Pescara... No, non ci credo. Lo conosco troppo bene, voglio dire, non può conoscere... Tra l'altro è una rosa di 28 giocatori, insomma, è quello che è successo anche... cioè lui, tra l'altro, insomma, con lui... Da Foggia a Pescara ha lavorato Pavone, che sceglieva i giocatori che diceva lui, ma che conosceva Pavone. Cioè i giocatori tipo, insomma, Insigne, l'aveva preso a Foggia, l'aveva portato a Foggia a Pavone, veniva dal Napoli, ce n'erano 4-5 di altissimo livello a Foggia, che poi non arriva nemmeno ai playoff, però erano giovani di grande talento. Ma soprattutto il lavoro che lui fa, voglio dire, il lavoro, i famosi gradoni, voglio dire, la preparazione, credo che sia la base del suo lavoro. Adesso che fanno? Cioè, rifanno la preparazione? Non lo so, io sono molto, molto scettico su questa nuova avventura. Per quello ti dicevo, a mio avviso, per essere chiari, bisognava magari costringerlo a fare un contratto biennale, a prescindere da quelli che saranno i risultati di questi 3 mesi, anche perché, voglio dire, Pescara è in caduta libera, per cui insomma non è che sia la squadra che in questo momento, se va con questo ritmo di partite, può finire addirittura ottavo, voglio dire, quindi, perché quella è la forza di questa squadra dopo dalla sconfitta di Catanzaro in poi, insomma, nel girone di ritorno è ultimo in classifica perché insomma ha vinto 2 volte, quindi insomma c'è poco da stare allegri, da sperare, voglio dire, è ovvio che il tifoso spera, io lo capisco, però certo, non mi adeguo, voglio dire. Ma probabilmente la mia sensazione è che se non è ancora arrivata l'ufficialità della firma è forse perché la società sta provando a dirgli: guarda, invece di fare il contratto, diciamo, ponte. Sì, ho sentito pure questo, però lui dice che non allena in Serie C, e quindi intanto allena in Serie C. Intanto però allena in Serie C. Esatto, quindi già, vabbè, insomma. Paradossi del calcio moderno. Paradossi, cose da ridere, secondo me. Sì. Vabbè, andiamo avanti, facciamoci del male. Andiamo. Forse ci sarebbe invece da imparare da una società che si chiama Napoli, e che molti inaspettatamente, ma non per noi probabilmente, si trova saldissimamente in testa alla classifica, con una valanga di punti di vantaggio sulla seconda, non solo, e con spese non decisamente inferiori. Ma certo, non solo, anche perché tra l'altro prima di costruire questa squadra ha rinunciato ai big, insomma, Insigne, sono andati via in tanti, il centrale che era, hanno preso questo Kim alla posto di Koulibaly, che sembrava il miglior difensore. Per cui la squadra è rinnovata con giovani, e io, a mio avviso, per quello che ho visto, è anche tra le prime 2 o 3 d'Europa in questo momento, quindi può recitare un ruolo importante anche in Champions. Del resto, insomma, nella fase eliminatoria ha vinto 5-1 a Malamstam con l'Ajax, non è che ha vinto 5-1, ha dominato l'Ajax e ha vinto 5-1. È una squadra che veramente entusiasma. A me Spalletti, soprattutto per il periodo, i suoi trascorsi interisti, non mi è piaciuto, perché ha fatto però voglio dire, in questo momento tra l'altro lo vedo molto sereno in panchina rispetto ai tempi, prima era molto, sai, vero, si dice che frequenti molto i ristoranti anche napoletani, d'altra parte come criticarlo in questo? Un toscano un po' velenosetto, però adesso è una persona molto amabile, perché ovviamente si ritrova per le mani un gioiello, e che lui sicuramente ha contribuito a costruire, perché come gioca questa squadra non gioca nessuno. La classifica, insomma, 17 punti sulla seconda, il campionato è finito da tempo, e in più c'è questa possibilità diciamo di che anche l'Inter ha avuto un meno 15, ma sul campo infatti là c'è solo la corsa per il secondo posto. L'Inter ha rimediato un altro KO dopo l'impresa
dopo l'impresa di San Siro, a proposito io c'ero, come ti avevo detto, insieme ai miei nipoti a San Siro, sì. È stata una bellissima festa perché eravamo in nove allo stadio, insomma è stato veramente bello. Però ecco, dopo questa ricaduta con una partita insomma che doveva essere abbordabile col Bologna, ma ha tristi ricordi il Bologna purtroppo. Certo, già parliamo già dell'anno scorso. A quello mi riferivo. Ma io mi riferivo, non voglio infierire, per carità. Mi riferivo anche agli anni 60 quando ho perso uno scudetto col Bologna nello spareggio, l'unico spareggio che si è fatto in Serie A a Roma, persi lo scudetto, era il Bologna di Bernardini e l'Inter di Eleni Herrera. Quindi Bologna è stata sempre una tappa, anche se il Bologna mi sta molto simpatico come squadra e come città. Sì, no, anzi salutiamo tutti i bolognesi eventualmente all'ascolto. Poi tra l'altro ci parliamo tra un interista e uno juventino, quindi non sappiamo dove. No, non sappiamo, la Juve è in ripresa, dai, oggi gioca di nuovo, sta facendo bene in Europa League. Ha un obiettivo serio, quello dell'Europa League, credo che ce la possa fare, insomma ha ritrovato Di Maria che praticamente non aveva avuto per tutta la stagione. Di Maria è un campione, insomma, la tripletta che ha fatto con l'ultima partita è qualcosa di eccezionale, ma Di Maria è stato anche il protagonista, tra i mattatori dell'Argentina che ha vinto il mondiale, insomma, quindi stiamo parlando di un grandissimo campione che qualche anno fa era nel mirino dell'Inter, poi purtroppo non se ne fece nulla, invece sarebbe stato un bel colpo, insomma, quindi sì. Anche la Juve credo che sia destinata a risalire un po' la classifica, comunque a piazzarsi per le coppe europee e poi magari arrivare fino in fondo nella Europa League. E forse c'entra qualcosa il fatto che tra gli allenatori che si assumono le proprie responsabilità c'è proprio Max Allegri. Ma sì, lui c'era, tutte lui le responsabilità, anche perché è una società con praticamente senza la testa in questo momento, perché è travagliata, sì. Per cui la responsabilità è tutta sua, la sta mantenendo in piedi. E come ha detto spesso, nel momento in cui ha cominciato a recuperare giocatori importanti che non ha avuto per tutto il campionato, adesso aspettiamo pure Pogba. Insomma, Pogba era l'acquisto più importante di quella squadra, soprattutto per il ruolo di centrocampista. Non ha fatto un minuto finora. Però nel frattempo stanno tornando vari giocatori. Non è un caso, la Juve insomma, si è ripresa e sta lottando bene per un piazzamento onorevole, direi. Ecco, invece venendo agli altri sport, la situazione del calcio a 5? Ma calcio a 5, niente, c'è stata una bella vittoria del Pescara, che insomma adesso è sesto in classifica, comunque... Anche lì forse qualcuno dovrebbe riflettere sul fatto che il Pescara calcio a 5 va bene, a differenza dell'altro. Esatto, sì. Ha vinto fuori casa, insomma ha fatto una bellissima partita, non solo, ha vinto pure il Pescara femminile, che è primo in classifica, quindi insomma, quindi 5-3 con l'Irpinia, per cui il calcio a 5 sta in un momento molto, molto, molto positivo. Tra le imprese della domenica direi che d'obbligo ricordare l'impresa della Goggia, il trionfo della Goggia nella discesa di Coppa del Mondo, tra l'altro davanti all'altra azzurra Brignone, insomma, quindi lo sci azzurro al femminile è veramente di un altro livello rispetto, quindi non tradisce mai, quindi è stata una grandissima impresa. Ci fa decisamente sognare anche in grande, anche pensando ai prossimi traguardi. Invece nel basket come... Ma il basket pure è stata una giornata molto positiva, perché il Chieti è tornato di nuovo alla vittoria, aveva vinto di un punto la partita precedente in casa, ha vinto di un punto pure ieri con l'Udine, che è una società di grandi tradizioni, e per cui ha rilanciato le sue possibilità di salvezza diretta. Il campionato è ancora lungo, però queste due vittorie consecutive, tra l'altro di stretta misura, danno la dimensione di una squadra che si è ritrovata, come ha ritrovato compattezza e capacità di lottare, per cui penso che in questo momento sia molto, molto positivo. Invece in Serie B chi va alla grande è il Roseto che ha strapazzato addirittura la capolista Rubo di Puglia, e adesso è secondo a due punti dalla vetta, e credo che sia destinato
veramente a giocarsi fino in fondo questa promozione, in questo ritorno in A2, che è un po', diciamo, direi che è un po' la dimensione di Roseto, Roseto Basket. Cioè, è una grande tradizione cestistica. Esattamente, quindi il posto giusto credo che sia, che sia quello di arrivare in A2. Invece in C-Gold è iniziato, addirittura insieme in B, invece ha rimediato l'ennesima batosta in Pescara, ma non fa notizia perché insomma la squadra l'ha affrontato con un organico che non è al livello della categoria, per cui insomma va avanti, fanno esperienza, giocano un po' di ragazzi giovani, tutto là. Invece in C-Gold è iniziata la seconda fase, è iniziata bene per l'Amatori, che ha vinto in trasferta a Mosciano, e è iniziato benissimo per il Roseto, che è Roseto, l'altra squadra di Roseto che va forte, che ha battuto nel confronto diretto il nuovo Basket Aquilano, che condivideva il primo posto in classifica assieme anche al Pescara. Ora al primo posto ci sono Amatori e Roseto, e l'Aquilano ha staccato di 2 punti, però la lotta continua perché è appena l'inizio, quindi, però è positivo soprattutto per l'Amatori, che tra l'altro ha arricchito il roster con un paio di giocatori interessanti che possono dare maggiore equilibrio e forza a questa squadra, che si gioca questo possibile primo posto se lo giocherà fino in fondo. Eh sì, e insomma davvero anche il basket ci regala emozioni altalenanti. Pensando sempre al Pescara, a me vengono in mente anche i fasti di un tempo della pallanuoto. Sì, però adesso insomma, il campionato era fermo, insomma, la squadra che sta in A2 sta facendo la sua figura, insomma, non a livelli altissimi, però voglio dire, Di Fulvio è un allenatore preparato, non solo, è sempre un allenatore, uno che ha vissuto dal vivo i trionfi quella stagione. E quella stagione, quella di Estiarti, d'Altrui e via dicendo, c'era una squadrona incredibile che dominò l'Europa, l'Italia e l'Europa, per cui insomma le tradizioni non sono a quel livello, però questa rinascita della pallanuoto è consistente, ha un suo perché. Tra le altre notizie da aggiungere, direi che c'è stato pattinaggio il campionato italiano indoor, la Bosica di Città Sant'Angelo sono gli scudi con Asia Varane, che insomma è tra le protagoniste di questa squadra. E poi una notizia, diciamolo, curiosa, ma insomma che fa ben sperare, voglio dire, perché a 84 anni Gabriele Dall'Anno, dice Pagatti, è diventato campione d'Italia di cross per veterani, insomma, voglio 84. Dire 84 anni, vedi? Io auguri. Mi piace, perché diciamo che potrebbe essere il mio obiettivo di andare avanti almeno noi ti col seguiremo basket. No, col basket il mio sogno è quello di arrivare a fare i mondiali di indoor, i mondiali di basket per veterani. Ci sta l'over 80, credo che insomma se arrivo a quell'età forse me la cavo. Sì, dai, noi verremo lì a fare sugli spalti. Vabbè, un sogno da ragazzino, però voglio dire, credo che con l'età si torni pure un po' indietro con i sogni. Ma sicuramente, anche perché lo diciamo fa pure sempre. Bene. Ma appunto, diciamo sempre che insomma il fanciullino che in noi avrebbe detto Pascoli, per fare una citazione letteraria. Una delle citazioni, una delle cose che insomma ho sempre seguito la mia vita, e non dimenticare le tue illusioni, credo che questo sia la strada da portare avanti. Assolutamente. E allora, proprio con questa massima di Antonio De Leonardis, noi ci salutiamo. Alla prossima, tutti. Ragazzi, e speriamo bene per il Boemo, va bene. Assolutamente. Beh, davvero. Ciao. Alla prossima. Ciao.